Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo di tecnologia e assicurazioni verso una nuova intermediazione assicurativa. Ne parliamo con Denis Girola, presidente e amministratore delegato di Sermetra Assistance. Buonasera a tutti. Buonasera. Benvenuto. Lo sviluppo tecnologico sta ampliando notevolmente i canali di distribuzione delle assicurazioni, che dai canali tradizionali si stanno aggiungendo i canali alternativi delle utilities, della grande distribuzione, dell'automotive e la 5G che entrerà più avanti comunque con molta forza nella distribuzione assicurativa e l'IoT, il cloud, i big data, la tecnologia digitale trasformano, stanno trasformando i modelli di business della distribuzione assicurativa. Quindi vediamo in questa puntata in che direzione sta andando appunto il mondo della distribuzione assicurativa. Bene, vediamo un po' la tecnologia, che tipo di direzione sta facendo prendere i modelli di business e soprattutto con la costruzione e l'introduzione delle piattaforme tecnologiche, come cambia appunto la vendita dei prodotti assicurativi. Sì, sicuramente l'impatto tecnologico è notevole, l'apertura di nuovi modelli di business, ci sono tecnologie abilitanti, l'IoT, l'ha citata lei prima, è la prima in termini di priorità, sta generando nuovi modelli. Resta però, secondo il mio punto di vista, centrale l'utilizzo delle piattaforme. L'utilizzo delle piattaforme è il fenomeno che serve per poter cogliere l'opportunità che il mercato in evoluzione andrà a creare. Ci sono due elementi, la benzina sono i dati, il motore sono le piattaforme. Questi due elementi permetteranno di, attraverso a quello che è poi un processo che si sta creando, di ampliare il panel d'offerta. I canali alternativi, come lei ha citato precedentemente, sono sicuramente una realtà importante, l'automotive, gli utilities, ci sono comunque nuovi soggetti che stanno entrando nel mondo assicurativo e l'evoluzione tecnologica darà sicuramente un'opportunità per veicolare i prodotti in maniera più chiara, con strumenti informatici in maniera più diretta verso il cliente. Questo è uno degli elementi sicuramente centrali dell'evoluzione di oggi. Quindi questi canali alternativi però si stanno già organizzando nella vendita dei loro prodotti, affiancandoli anche a soluzioni assicurative. Sì, restando nel mondo delle reti, logicamente chi è possessore di dati oggi ha il carburante, come dicevamo prima. Questo è sicuramente uno degli elementi principali che spinge a guardare all'evoluzione assicurativa. Il tema delle barriere all'entrata era uno dei fenomeni che bloccava la costruzione di nuove soluzioni. La tecnologia questo aiuta, sicuramente la tecnologia aiuta in questo senso, però per riuscire a realizzare tutto questo percorso è necessario investimenti pesanti in piattaforme, in quanto poi i dati, gli analytics sono comunque degli elementi che sono centrali, ma senza una piattaforma Ecco, vediamo come difficilmente. funzionano queste piattaforme Ma le in campo piattaforme, assicurativo. dal mio punto di vista, per quanto riguarda i modelli alternativi, sono centrali per poter veicolare la forza dei dati. I dati sono necessari sia per la fabbrica prodotto, perciò per quanto riguarda le compagnie assicurative, per generare anche in vista e le recenti introduzioni normative ne sono uno degli elementi centrali, sempre più prodotti legati ai bisogni dei clienti. Non si passa da una logica di vendita a una logica di costruzione del prodotto sulle esigenze del cliente. Per effettuare questo in termini di analisi serve la piattaforma in cui i dati possono essere messi a fattor comune e in termini di offerta, se ci si rivolge a una rete fisica, l'offerta va comunque supportata da strumenti, Anche perché difficilmente. le piattaforme con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale saranno molto importanti nella raccolta dei dati, anche per dare la possibilità a questi nuovi software di poter costruire dei prodotti che sono proprio anche personalizzati. Giustamente, come dice lei, sicuramente gli elementi abilitanti sono molti, l'IoT è uno di questi, ci sono sicuramente nel mondo della salute, nel mondo della home, ci sono sicuramente delle soluzioni che diventeranno la nostra realtà. È però importante capire come questo passi da una rete distributiva, perché
se si parla di reti. E per effettuare questo passaggio è sicuramente necessario l'utilizzo di piattaforme, diversamente questo valore viene disperso. Il fenomeno dell'insurtech negli ultimi anni è esploso praticamente, e anche le compagnie di assicurazione come le banche stanno cominciando ad acquistare società di insurtech nel campo assicurativo. Com'è la situazione qui in Italia? Dal nostro punto di vista tutti i player domani saranno insurtech. È impossibile pensare che una società nel mondo delle assicurazioni, ma non solo, non abbia una componente tecnologica evoluta, è impossibile. Di conseguenza è un qualcosa che tocca tutti gli attori. Sicuramente i processi godranno, ci saranno delle semplificazioni, perciò i processi verranno semplificati, sarà possibile abbattere i costi di produzione, che comunque oggi restano elevati. Resta il tema, dal nostro punto di vista, che per effettuare tutto questo sarà, per quanto ci riguarda, anche necessario guardare con estrema attenzione tutto il mondo dei pagamenti in primis e certification authority, firme digitali, tutto quello che è poi il mondo che permette di digitalizzare i processi reali della distribuzione. Senza questo, secondo me, si guarda un problema di sviluppo senza averne contezza in termini di realizzazione, perché poi la realtà è che la polizza va firmata e va pagata. Questo è un elemento che comunque ancora oggi il canale tradizionale, che la padrona, ha necessità, sono dei bisogni reali che è giusto digitalizzare tutto il processo di costruzione del prodotto, è giusto digitalizzare anche i processi che ne stanno a monte e a valle. Quindi diciamo che un primo impatto significativo è quello sui contratti dell'informatica. Assolutamente, secondo il mio punto di vista le reti soprattutto, sia tradizionali che non, hanno bisogno di una forte digitalizzazione, perché questo permetterà di sopportare dei costi diversi da quelli attuali, in termini sia di tempo che di costi fisici. Tutto questo permetterà a un'integrazione, probabilmente. Quello che speriamo, quello che crediamo che sia fondamentale è la nascita di piattaforme anche indipendenti che potranno integrarsi fra le varie fabbriche del prodotto, perché questo anche e soprattutto nei canali alternativi darà la possibilità di affiancare all'offerta tradizionale un modello d'offerta differente. Per far questo però ci vogliono piattaforme integrate, diversamente queste soluzioni non sono erogabili. A questo punto saranno le piattaforme indipendenti che prendono un po' in mano tutta la situazione della distribuzione assicurativa in un'ottica di evoluzione? Ma noi crediamo che siano dei fenomeni che possono convivere, cioè l'evoluzione tradizionale con l'evoluzione di piattaforme alternative sono dei fenomeni che si basano su esigenze comuni, se l'obiettivo è ampliare la gamma dei prodotti e generare valore. Dal punto di vista delle reti è fondamentale, perché diversamente rischiamo di restare ancorati a un modello in cui la fabbrica prodotto, perciò la compagnia, fornisce anche il software e le soluzioni informatiche, che in alcuni casi logicamente è una soluzione, in altri un po' meno, perché rischia di diventare una barriera all'offerta di prodotti alternativi, che magari di nicchia o magari comunque richieste dal mercato, perché le esigenze del cliente, avendo comunque un'analisi dei dati sempre più dettagliata, saranno sempre più diverse, perciò il problema, secondo il mio punto di vista, è legato all'offerta dei prodotti. L'offerta dei prodotti attraverso lo sviluppo tecnologico si potrà ampliare per far arrivare questa offerta innovativa ai canali tradizionali e non tradizionali. L'uso delle piattaforme resta centrale. Quindi comunque un'offerta molto ampia in cui ci deve essere un'integrazione nelle condizioni, perché immagino che ad esempio una compagnia assicurativa può avere, cioè una rete distributiva assicurativa può avere contatti con diverse compagnie che hanno esigenze differenti, quindi con questo tipo di evoluzione ci dovrà essere un modo unico per poter proporre e vendere le polizze assicurative. Ma sono d'accordo con lei, tra l'altro l'evoluzione tecnologica porterà anche lato fabbrica e prodotto probabilmente una specializzazione, sicuramente ci saranno delle realtà di nicchia che creeranno prodotti mirati a esigenze dei consumatori finali che però possono essere diciamo soddisfatti direttamente ma anche attraverso i canali tradizionali o le reti alternative. Per fare questo è necessario che il modello di offerta passi da una piattaforma che integri le soluzioni, diversamente rischiamo di avere una frammentazione dell'offerta, ma il canale tradizionale rischia di essere messo da parte su alcuni processi
diventa, in questo caso non è possibile, cioè nel senso che comunque attualmente io ritengo che la trasformazione e l'evoluzione del mondo attuale, del panorama assicurativo, passi da un'evoluzione di quello che c'è oggi. Non deve passare da un'evoluzione della rete tradizionale, non passa tra la creazione di un nuovo ecosistema, sarà un ecosistema che si sviluppa cambiando, evolvendo quelli che sono gli scenari attuali. Noi crediamo in questo. Quindi abbiamo detto che le fabbriche prodotto si dovranno specializzare nei propri prodotti. La distribuzione a questo punto integrerà sia canali tradizionali che canali alternativi, e questo dal punto di vista tecnologico saranno i motori, il motore sarà di questa integrazione, sarà la tecnologia. Sì, lo è già parzialmente per quanto riguarda soluzioni mirate. Se fosse possibile in un futuro, diciamo, la piattaforma tecnologica dovrebbe permettere a qualunque player di arrivare alla fabbrica prodotto. Questo potrebbe essere una soluzione che cambierebbe sicuramente lo scenario di offerta, e in questo modo penso che tutti gli attori in campo possano guadagnarne, perché se ampliamo il monte premi, diciamo, dal punto di vista assicurativo, ne guadagnano le compagnie, le reti distributive e anche i clienti. Perciò questo penso che sia lo scenario da costruire. Passa sicuramente da un cambio culturale importante, e passa sicuramente da un'impostazione tecnologica che mette al centro l'integrazione. Questo è uno degli aspetti, secondo me, che può cambiare. Perché parliamo tanto di soluzioni in termini di prodotto, perciò come il prodotto arriva al cliente finale. Secondo il mio punto di vista c'è poca attenzione su quello che è il mondo delle piattaforme, il mondo dei sistemi integrator, che permetterà di far fare un percorso al modello tradizionale e al modello delle reti. Diversamente questo rischia di essere, diciamo, perso nella catena di costruzione del valore. Questo è quello che penso. Parliamo di questo cambiamento culturale. Che cosa le reti di distribuzione tradizionale sono pronte, lo stanno già compiendo? Che tipo di rapporto hanno con le compagnie aiutano? Cioè, dal suo punto di vista, come si stanno muovendo? Ma sicuramente, come tutti i cambiamenti, portano con sé una serie di problematiche. Ritengo che lo sforzo sia concreto. In termini di investimenti e in termini di processi è concreto. Quello che manca, parlo dal punto di vista delle reti tradizionali, è comunque la cultura di apertura, probabilmente. Sicuramente il mondo di domani sarà diverso da quello di oggi. Per quanto riguarda invece le reti non tradizionali, è necessaria una crescita culturale in termini anche delle conoscenze legate ai prodotti, perciò c'è comunque necessità sicuramente di formazione. Perché al di là poi delle soluzioni informatiche bisogna essere all'altezza di erogare certi sistemi di offerta, e questo necessita e passa per forza dalla formazione, ma anche in questo, sia a livello formativo, la tecnologia ci viene incontro, perché oggi ci sono strumenti anche di carattere formativo che attraverso l'evoluzione tecnologica sono messi a disposizione delle reti che un decennio fa non erano presenti sul mercato. Questo perché ritengo che le nuove soluzioni vadano anche verso clienti sempre più sensibili e sempre più evoluti, comunque il millennial, tutto quello che sta succedendo nell'evoluzione tecnologica guarderà a una platea di clienti differente da quella attuale, o quantomeno in evoluzione, e anche i clienti evolvono, di conseguenza è necessario comunque un percorso di tutti verso una anche maggiore... dal punto di vista del mercato ci sarà un modo diverso di approcciarsi alle polizze assicurative, nel senso che probabilmente a questo punto sarà lo smartphone o comunque un dispositivo che metterà in contatto proprio nel momento dell'acquisto del prodotto assicurativo del prodotto con il mondo assicurativo. Sono d'accordo con lei, poi ormai la diffusione degli smartphone non so a che percentuale è arrivata, ma penso che siamo arrivati vicino al 90, forse anche di più, per cento. La realtà è che non possiamo pensare un mondo che esca da queste logiche, le logiche sono queste. Quello che penso è che sicuramente i soggetti che hanno i dati, perciò i dati sono il carburante, come dicevamo prima, possono veicolare queste informazioni in modo concreto e utile a un processo di creazione di valore in termini di offerta, che poi nella catena di distribuzione entra e tiene conto di tutti gli aspetti che sono, per quanto riguarda l'intermediario, le modalità con cui questa offerta viene veicolata al cliente. E per quanto riguarda il cliente, io credo che comunque
la necessità di un consulente o di un punto fisico, in molti casi sarà comunque necessaria, perché comunque questo è un valore e questo non deve essere disperso. Noi crediamo molto nelle reti, crediamo nell'integrazione dei nuovi modelli e nell'evoluzione dei modelli tradizionali e nell'evoluzione dei modelli di rete che stanno nascendo. Questo è quello che noi pensiamo che sia il futuro. Perciò ecco, parliamo invece dei dati, perché i dati a disposizione delle compagnie di assicurazione comunque ne hanno raccolti parecchi, anche le banche ne hanno tantissimi di dati della clientela, però quelli che saranno diciamo molto importanti non sono soltanto i dati che riguardano l'acquisto dei prodotti finanziari, ma sono i dati anche di comportamento, i gusti, le abitudini, gli usi, i costumi che appunto derivano probabilmente da altre raccolte, dai social. Sì, ci sono diciamo strumenti di raccolta diretti, ma strumenti che passano anche dalla specializzazione di molte reti, perciò molte reti sono specializzate in forniture di servizi particolari, lei ha detto, ho citato prima le utilities, ma ce ne sono molti, l'automotive per fare un esempio, in cui questi dati vengono diciamo messi a fattor comune tramite un processo di conoscenza diretta che può essere diciamo addirittura anticipata nei confronti di quello che riguarda l'evento che sta capitando, perché ci si rivolge magari a un punto vendita per fare un qualcosa che permette di avviare il processo di raccolta dati, che a quel punto, sempre tornando all'importanza della piattaforma, attraverso piattaforme evolute possono veicolare questi dati alla fabbrica prodotto per costruire un qualcosa sempre più mirato verso le esigenze del cliente. E il tema però della piattaforma integrata nei processi darà la possibilità all'intermediario, nel caso in cui ci sia un intermediario, di veicolare tutto questo attraverso processi di vendita sempre più semplici, perché la tecnologia deve portare anche a questo, rispettando però tutto quello che riguarda anche l'evoluzione normativa, perché poi comunque un contratto deve essere, ripeto, firmato e pagato, almeno oggi è così. Di conseguenza questi processi, secondo me, quando si parla di evoluzione tecnologica non vengono molto presi in considerazione. Per quanto riguarda il mio punto di vista, questo è un asset centrale, perché questi processi, se entrano e vengono utilizzati all'interno di una piattaforma che li mette al sicuro e li rende fruibili in forma digitale, è un elemento. Diversamente quel pezzettino manca, e senza quel pezzettino penso che il canale di distribuzione principale, che è quello delle reti o quelle delle reti alternative, attualmente non riesce a evolversi. Questo secondo me è il mio punto di vista. Quindi abbiamo parlato di una sfida culturale e quindi anche sicuramente di una sfida tecnologica molto forte da affrontare. Questa dovrà essere affrontata sia dalle compagnie, ma comunque sarà affrontata un po' da tutti. Sì, nel canale tradizionale logicamente le compagnie hanno sempre fornito anche tutto l'aspetto diciamo di struttura dal punto di vista informatico, anche perché un singolo intermediario difficilmente ha la forza di potersi dotare di piattaforme o di strumenti che permettono la digitalizzazione dei processi. È per questo che noi crediamo che comunque le società che genereranno delle soluzioni di piattaforma integrabili siano la chiave di lettura, almeno per una parte di business. Perciò sicuramente ci sarà nella nostra visione deve esserci un ecosistema che permette la condivisione di valore attraverso la condivisione di queste piattaforme, perciò per permettere all'intermediario, in questo caso di rete tradizionale o meno, di avere a disposizione gli strumenti che gli permetteranno di soddisfare i bisogni del cliente. Diversamente sul canale tradizionale, per quanto riguarda le reti non tradizionali, il problema dell'offerta rimane abbastanza concreto, si rischia di perdere un pezzo dell'evoluzione, perché sicuramente ci sarà la nascita di un'offerta differente a breve da quella attuale. Quindi con ecosistema cosa intende esattamente? E con offerta differente pure? Ecosistema intendo comunque un ecosistema tecnologico, perciò ritengo che se svilupperanno dei players che permetteranno di generare piattaforme integrabili, l'offerta anche per l'intermediario per avere a disposizione uno strumento tecnologico proprio per integrarsi con i nuovi sistemi di offerta,
sono uno degli elementi. Perciò l'ecosistema intendo questo, intendo un qualcosa di sempre più condiviso, sempre più anche standardizzato nelle modalità di adattamento dei dati. Di conseguenza questo potrebbe permettere a nuovi soggetti che entrano sul mercato di avere un modello standardizzato che permetterà anche di creare valore attraverso, diciamo così, dei protocolli dal punto di vista informatico, un qualcosa che permette di uniformare, diciamo così, l'utilizzo delle piattaforme. Questo è un elemento, secondo me. In tutte le partnership, gli accordi di distribuzione, tutto verranno tutti uniformati all'interno di queste di questi sistemi tecnologici che per cui che avranno in mano praticamente loro la distribuzione. Sì, perché per fare un esempio pratico, oggi ci sono reti con una grande capillarità sul territorio che, per quanto riguarda alcuni servizi, sono in grado di raccogliere le esigenze di molti consumatori, di molti clienti, ma se dietro il processo di creazione di valore non ci sta una piattaforma, difficilmente questi dati potranno essere messi a fattor comune. E tendenzialmente oggi in alcuni casi c'è ancora, diciamo, l'idea di utilizzare individualmente il processo di creazione del valore. Io penso che per quanto riguarda un intermediario di piccole dimensioni o per quanto riguarda un punto vendita di una rete deve essere avviato un processo differente. Ci vogliono dei sistemi integrator che permettono di dare gli strumenti e far entrare nel processo di creazione del valore il soggetto, però attraverso una piattaforma che da solo difficilmente il soggetto realizzerebbe. Diversamente si rischia di perdere molto di questo posizionamento, perché i dati poi, come lei diceva prima, chi li ha li utilizza, ma se non si ha, diciamo, la capacità di utilizzarli, diversamente si genera il valore. Perciò ci sono delle reti che hanno una grande mole di dati, ma non riescono a generare valore da essi perché non hanno le piattaforme a disposizione. Perciò probabilmente mi sono incentrato molto sul tema della piattaforma, ma è quello che ritengo che sia centrale, cioè passa da lì. Poi come creare il prodotto, secondo me, è un problema differente, ma questo già l'evoluzione normativa ha messo al centro i bisogni dei clienti. Lato pagamenti, c'è la PSD2 che è entrata in vigore da non poco, dà comunque sia sempre più centralità anche dal punto di vista dei pagamenti al cliente. Tutto questo è comunque un ecosistema che si presta a questa evoluzione e ritengo che quello che manca per cogliere completamente la trasformazione sia anche veramente un posizionamento tecnologico diverso in termini di soluzioni, perché come dicevo prima, legato al mondo tradizionale, le soluzioni vanno dirette alle esigenze però del rapporto con la fabbrica prodotto, diciamo così, di riferimento. Non è una modalità che allarga la possibilità di integrare quel modello con altri modelli. Probabilmente invece in termini di offerta questo mercato si aprirà, non per tutti i casi, ci saranno probabilmente più ecosistemi in questo senso, per tornare alla sua domanda precedente. Ecosistemi intendo che probabilmente l'ecosistema sarà di condivisione, ma gli ecosistemi magari ci saranno sicuramente più ecosistemi che vivranno assieme, sì, però per coesistere è necessario integrare. Senza l'integrazione, diversamente ci saranno ecosistemi di nicchia come sono oggi, però siccome si allargherà sempre di più questa platea di offerta in termini di prodotti, ritengo che senza l'integrazione tecnologica usufruire di questo valore a parte di tutti sarà molto difficile. Quindi possiamo concludere dicendo che comunque la grande sfida si sarà giocata soprattutto sulla raccolta dei dati, quindi su sistemi che permetteranno una quanto più ampia possibile raccolta dei dati, su quali poi si inserirà l'intelligenza artificiale e aiuterà a fare delle polizze che vanno incontro alle esigenze del mercato. Che questo sia il più vicino possibile. Sì, questo, che questa linea è tracciata è certo, perché è al di fuori del mondo assicurativo, lo è nelle esigenze del consumatore in altri settori, perciò non penso che il mondo assicurativo riesca a spostare i bisogni e le esigenze dei clienti in termini di offerta dalle modalità tradizionali. Ormai le modalità tradizionali sono quelle che dice lei, cioè perciò per usufruire di questa opportunità, come abbiamo detto precedentemente, sarà necessario mettere questi dati all'interno di piattaforme che permetteranno alle fabbriche prodotto di analizzare e costruire i prodotti sempre più mirati alle esigenze del cliente, alle reti distributive di avere degli strumenti tecnologici che, digitalizzando i processi, gli permetterà di fornire l'offerta con dei costi minori di quelli di oggi,
per arrivare al cliente finale che troverà sempre un punto fisico di riferimento nel caso in cui lo volesse, attraverso però un'offerta tecnologica. Questo è un po' il processo, non so se mi sono spiegato bene, però che riguarda le tre fasi dal mio punto di vista, perciò fabbrica prodotto, rete distributiva e clienti. Per legare il processo è necessaria una piattaforma. Questo è quello che riteniamo, sia in termini di creazione della fabbrica prodotto, sia in termini di erogazione delle soluzioni attraverso la rete distributiva per il cliente finale. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto Dennis Girola, presidente e amministratore delegato di Sermetra Assistance, e arrivederci a tutti qui a New Insurance sulle Fonti TV. Grazie a lei, arrivederci.